Maria è colpevole innocente. Ma non è strutturato così il romanzo di Christian, te lo potrei dire io. Ah, no, io non rispondo mai a questa domanda. Una delle cose più affascinanti del romanzo è che veramente fa smarrire il lettore. È un romanzo corale, ci sono più voci, gli stessi personaggi sono prismatici, cioè non c'è una... io fatico anche a rispondere quando mi chiedono chi è Maria, che è il personaggio principale, perché in realtà anche Maria è data dalla somma dei punti di vista degli altri personaggi. Il motivo per cui ho amato da subito e ho sposato da subito il progetto di Marco, l'idea della residenza artistica, è anche perché in un certo qual modo rispetta questa coralità, come diceva Marco, perché la residenza artistica si cala all'interno del paese da cui poi questo romanzo, quest'opera è nata, e fa partecipare alla preparazione, poi anche alla messa in scena, tutto il paese. Questo non è semplicemente un progetto relativo a uno spettacolo, quindi all'allestimento di uno spettacolo, ma è un progetto di residenza artistica, tra l'altro triennale, quindi che per 3 anni coinvolgerà la comunità di Isili. Noi come Fabbrica Illuminata abbiamo un'esperienza notevole di residenza artistica, perché questo è, diciamo, il terzo progetto che noi portiamo avanti. L'idea di inserirlo in un progetto simile è venuta proprio dalla lettura del suo romanzo, perché nei suoi, chiamiamoli così, personaggi coinvolge una varietà di elementi della identità culturale del paese, che è sdraiato sul titolo Isili, dal punto di vista non solo della storia, del racconto della storia ambientata in quella comunità, ma dal punto di vista di quelle che sono le caratteristiche peculiari della comunità di Isili. E parlo della civiltà del rame e della civiltà della tessitura, dei tessuti, che sono due elementi fondamentali proprio dell'identità culturale isilese. Ai fini della realizzazione, lo spettacolo è uno dei momenti, ma non è il fulcro. Questa è la carta per le confezioni dei fiori, plastica. Poi questo, la maggior parte sono tutte stracci. Abiti che mi ricordano le persone a me care. Questo? Questo è plastica. Sì. Cioè quello che noi abbiamo fatto nel primo anno, cioè tutta l'attività laboratoriale, laboratorio di recitazione, laboratorio di cinema, laboratorio di tessitura, laboratorio sul rame, laboratorio di scenografia, sono tutti propedeutici sì a un allestimento che farò l'estate prossima, ma soprattutto sono tappe fondamentali dell'evoluzione culturale di che cosa? Di una comunità, cioè la comunità isilese. Ma in realtà io... sono stato, come dire, chiamato da Marco, credo per qualche suggestione che lui ha visto nel mio ultimo lungometraggio che si intitola La Cabadora, e che forse ha certi climi, certe atmosfere che rimandano soprattutto alla corporeità che c'è nella scrittura di Christian. È un racconto proprio dove emergono questi corpi parlanti, cioè ognuno porta, capito, dentro questo elemento che è così forte, insieme alla questione non secondaria del paesaggio, cioè del luogo fisico. Cioè per me è un po' inconsueto, no? Lavorare in questo modo, cioè essendo di servizio, dando a Marco delle immagini che poi saranno utilizzate all'interno dello spettacolo, perché in genere parto sempre da visioni che comunque nascono dentro comunque il mio sguardo, un'idea di storia. È molto affascinante in questo caso intanto tornare a lavorare con Marco, perché io ho avuto con lui tantissimi anni fa, ho iniziato il mio apprendistato come attore, è stato uno dei momenti, insomma, della mia vita. Credo anche che mi hanno formato anche, insomma, in qualche modo poi come regista mi hanno dato la possibilità di sapere anche un attimo
parlare agli attori, che è una cosa molto di cui forse adesso faccio pubblicamente, lo ringrazio, però nello stesso tempo è un'operazione avvincente, affascinante, anche perché secondo me stiamo cercando comunque ognuno per la sua parte di immaginare quello che può essere meglio per dare corpo a questa voce che è il romanzo. Da questo punto di vista sento il bisogno di chiarire perché ho coinvolto un regista cinematografico e perché chiedo a lui degli apporti visivi. Il romanzo di Christian è composto da 10 monologhi, nel momento in cui allestisce una rappresentazione di questi 10 monologhi, manca un interlocutore, cioè la comunità di Isili. Perché? Perché ognuno di questi personaggi parla a qualcuno che noi non vediamo, ma che rappresentano che cosa? L'opinione pubblica, le varie voci, i personaggi, i commenti, ma anche il coro. Ecco, io ho chiesto a Enrico, chiederò, poi approfondiremo questo, di dare corpo a questo coro che non esiste e che non può essere banalmente rappresentato da, come dire, da comparse che fanno numero come nell'opera lirica. Questa caratteristica quasi endemica del coro tragico, che in Sardegna è quasi un coro silenzioso. Ma difatti il coro non parlerà. Ah, vedi? È un coro assolutamente visivo. L'occhio indagatore della comunità si accanisce sul personaggio che racconta, ma certamente non si mette a interloquire aggiungendo al romanzo qualcosa che non c'è. Solo l'immagine cinematografica può dare questo effetto straniante, no, della comunità. Tu sei una delle figure, diciamo, emblematiche delle arti sceniche qui sull'isola. Diciamo, i primi 74. Magari ti sfida ancora l'arte, questo voglio dire. Beh, se la lettura di un romanzo del tutto casuale come quello di Christian è capace di ridarmi emozioni, di farmi scoprire un autore, di avere voglia di lavorare intorno all'opera di questo autore, vuol dire che sono ancora vivo, cioè vuol dire che ho di questa idea del lavoro sul materiale che mi offre Christian è rivitalizzante ed è emozionante. Tu sei arrabbiato, Marco? No, sono deluso dal declino della situazione nazionale. Non si possono più produrre testi con più di 3 attori, 4 attori, che i protagonisti debbano essere personaggi che vengono dai reality o che abbiano, non importa se non sanno recitare, cioè ormai è un andazzo generale. Addirittura i giornalisti prendono il posto degli attori e entrano in cartellone in abbonamento, no? Ti faccio un esempio banalissimo. La volta che io mi sono sentito offrire di fare Falstaff da un produttore che voleva propormi come Falstaff Giuliano Ferrara. Quando mi ha offerto Giuliano Ferrara ho capito che il teatro era morto. Dice, ma così avremo tutti i circuiti e faremo gli esauriti. Hai capito? Esauriti in senso stretto. Esauriti è prima di tutto il regista. Cioè. Ormai è più difficile che una casa editrice con tutti i problemi, la crisi e tutto il resto, si esponga e difenda un testo. È più facile che si affidi a un nome, questo purtroppo accade, infatti è molto difficile in Italia adesso esordire, è difficile per un esordiente emergere in qualche modo, riuscire a vendere i libri, perché poi la vendita purtroppo è l'obiettivo anche delle case editrici per rimanere in vita. Continuo a pensare, se dovessi scrivere un secondo libro, forse non userei più il mio nome, perché ritengo che l'opera debba essere valutata per la validità che ha quest'opera, non per il nome che porta. A me piace essere un po', forse un po' meno drastico rispetto a Marco, nel senso che cerco di vedere, e lo vedo sia a livello teatrale che a livello cinematografico, come delle sacche di resistenza. Per cui ci sono ancora artisti che resistono, cioè che comunque continuano a lavorare sul linguaggio e continuano a portarlo avanti. Sarebbe bellissimo se invece ci fossero ancora dei produttori che rischiano intanto su provare a far crescere anche una generazione di nuovi scrittori. Non sono incazzato, sono in una fase in cui dice aspettiamo che passi la china e poi... Cioè i produttori dicono quanti personaggi sono? 4, possiamo ridurli a 3. Ecco perché la fabbrica illuminata rappresenta un rifugio,
perché qui si può continuare a parlare di testi, di autori, di attori, di immagini, di scenografie, cioè cose che fuori non è più possibile fare. Cose assurde, diciamo. Cose assurde, assurde.